Allora, abbiamo qui con noi la responsabile della scuola fioristica del Friuli Venezia Giulia, la signora Rossella. Salute. E cosa ci vuole dire riguardo alla vostra scuola? La nostra è la prima scuola in Italia con una sede fissa. Abbiamo una sede di 700 circa metri quadrati di aule e proponiamo corsi di formazione di alto livello per la qualifica di allievo fiorista, floral designer e maestro d'arte floreale. Abbiamo insegnanti che arrivano un po' da tutta Italia e dalla Svizzera, ce ne sono due in particolare molto bravi, e anche allievi che arrivano anche dall'estero, dalla Croazia, dalla Slovenia, oltre che da tutta Italia. Bene, complimenti. E qui con noi c'è anche la parrucchiera Teresa, che quest'oggi si è dilettata a fare queste sculture con i fiori, giusto? Ecco. Direi con piacere e con viva soddisfazione, anche perché sono state delle cose che abbiamo progettato in pochi giorni e mi sembra che il risultato possa essere più che soddisfacente. Cosa dici? Quello che voglio dire è che noi abbiamo voluto qua far vedere alla gente che il lavoro di due artigiani, artisti, può unirsi per dare un ottimo risultato. Ecco, questo è quello che poi porteremo avanti anche sia con la Teresa che con la scuola fioristi e con la Confartigianato. Gentium Academia Florum Artis, che è un insieme di... A questo proposito ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che ha messo a disposizione una borsa di studio per le... Adesso approfitterei per chiedere alla maestra Anna Maria se ci vuole dire qualche parola sul suo bouquet. Allora, questo ho voluto realizzare con una struttura, uno scettro, la struttura. Decorazioni di interni, articoli per fioristi, articoli da regalo, complemento d'arredo e import-export sono inoltre. Grazie Eva, scuola d'arte floreale Rossella Biasiol. Lei è fiorista freelance con tutte le acconciature. Lei rappresenta i parrucchieri del mandato senza essere troppo formale, perché si accompagna sempre ad elementi forti, come la frangia, un ciuffo importante o lunghe ciocche lasciate ricadere. Teresa propone acconciature romanticamente morbide, accanto ad acconciature stilisticamente più audaci, arricchite da extensions, da tupè, da contrasti di colore. L'attenzione per il dettaglio portano Teresa ad aggiornarsi costantemente all'interno dei brinceriera. Teresa ha avuto riconoscimenti professionali numerosi, è infatti socio Intercoiffure Mondiale, socio accademico. Vogliamo chiedere due parole a Rossella sul suo bouquet? Dunque, il mio è un bouquet a scettro lavorato con perle, piume nere a richiamare un po' i colori del vestito e filo d'alluminio. Lucia Venturini, maestra d'arte floreale con una fioreria storica al centro della Gemona medievale. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi regionali. Le vogliamo intanto chiedere, come sempre, un'opinione sul bouquet. Da indossare un bouquet, diciamo che è una cosa del tutto originale che solo Lucia Venturini poteva realizzare. Grazie Monica. Ora Teresa Borgo.
anche lui maestro d'arte floreale, fiorista con Fioreria Ragogna, insegnante di botanica alla Scuola Fioristi Friuli Venezia Giulia. Due volte medaglia. Questo è l'abito completo del bouquet di Stefano della Vedova. Ma la sfilata non è ancora finita, perché ci sono altri 5 abiti. Ecco, vediamo ora anche il bouquet di Anna Maria Beltrame completare questo vestito. La titolare della sartoria Linea Sposa è Tina Lorusso ed è un'artigiana dell'artigianato artistico che ha dato la possibilità di crescere professionalmente. Eva Stila e troverà ora. Troverà ora il suo bouquet più adatto. Ecco quindi Monica con l'acconciatura di Teresa Bortolin e il bouquet di Rossella Biasiol e come sempre l'abito della sartoria Linea Sposa. Le vedrete ora sfilare tutte insieme complete di musicisti della The Groove Factory che vi accompagneranno durante l'aperitivo in musica. E infine naturalmente grazie a tutti voi per essere stati qui anche con questo e Tina Lorusso della sartoria artigianale Linea Sposa. Teresa Bertolin e Tina Lorusso sfilano insieme, finalmente qualcuno che sfila. Così, ecco così, un attimo, ecco qua. Che naturalmente sfilerà nuovamente con il suo bouquet. Insieme a Sibyl. Dove siete? Repubblica Dominicana. Ok. Dai, terzo, dai, via. Uno, due, tre. Ciao!